tutti, sono Vicky e benvenuti ad un nuovo video. Allora, se avete aperto questo video per cercare una polemica o per sentirmi parlare male del self-publishing, potete anche chiudere il video perché voi sapete che a me le polemiche non piacciono, non ne faccio mai. Volevo semplicemente parlare di una cosa. Siccome girando per i vari gruppi di Facebook, quelli dedicati alla scrittura, agli autori emergenti, eccetera, spesso escono fuori delle perle. Cioè delle perle nere in realtà. È successo che ho letto più di un post riguardante il self-publishing. Se non lo sapete, il self-publishing è appunto quella pratica di autopubblicarsi, quindi non farsi pubblicare da nessuna casa editrice, ma pubblicarsi da soli praticamente. Adesso ci sono un sacco di servizi che permettono di farlo, su Amazon e altre cose, io non sono esperta, quindi mi fermo qui. E praticamente ci sono state diverse persone, o autori di piccole case editrici, piccole o medie case editrici, oppure semplici lettori, che hanno attaccato abbastanza pesantemente il self-publishing, o comunque ne hanno parlato con arroganza, appunto come se stessero parlando di qualcosa, insomma, che non vale niente. E praticamente queste liti, queste discussioni hanno portato alla creazione di due fazioni. Una, cioè quella degli autori in self, che difendono a spada tratta il self-publishing, anzi magari lo ritengono addirittura superiore alla pubblicazione con casa editrice, e quelli, gli autori di case editrici e autori medio-piccoli, io parlo, o lettori soltanto di libri editi da case editrici che parlano male del self, eccetera, eccetera. Ora, io ho fatto questo video per dirvi cosa ne penso io, perché quasi sempre la verità sta nel mezzo. Allora, prendiamo il discorso un po' alla larga. Allora, io sono al momento autrice con una casa editrice. A breve sarò anche autrice con un'altra casa editrice. Però questa è un'altra storia, ne parleremo in un altro video apposito quando sarà il momento, ok? Piccolo spoiler. Io preferisco la pubblicazione con casa editrice, anche medio piccola. Questo per due ragioni. Uno, perché io non sono una di quelle persone estremamente sicure di sé, cioè nel senso, io sì, credo in quello che scrivo, però voglio avere una prova che possa piacere anche agli altri. Ho dell'umiltà in me, ok? E quindi mi sento più sicura di me se qualcuno sceglie il mio romanzo, anche se si tratta di case editrici piccole. Mi sento molto più sicura se so che qualcuno ha letto il mio libro, qualcuno l'ha selezionato, e qualcuno, insomma, ha passato un filtro di selezione, e comunque io mi sento più sicura di me del prodotto. Seconda motivazione, perché comunque la casa editrice ti dà una grande mano. Cioè, io scrivo, però non è che mi va tanto di occuparmi dell'impaginazione, della creazione della copertina, eccetera, eccetera, eccetera. Io già tanto che mi occupo della promozione un po' tramite i miei social, quindi il canale, Instagram, eccetera, un po'. Però non mi va di occuparmi di tutta la questione della creazione in sé del libro, e quello te lo fa la casa editrice. Quindi questi sono i due motivi. Preferisco anche acquistare libri editi da casa editrice. Ora, non è che hai la certezza matematica che il libro sia curato, anche se esce da una casa editrice. Però, guardiamoci in faccia, la percentuale di probabilità di trovare robaccia è più alta nel self che nella casa editrice. Perché? Perché con il self può pubblicare chiunque, cioè anche mio cugino che non ha mai scritto, cioè per dirvi, no? Non ha mai scritto nulla, può pubblicare perché gli va, perché si sente così, perché gli piace la storia, eccetera. Comunque con la casa editrice, per quanto volete che a volte il lavoro non è fatto bene o quello che volete, no? Però comunque la percentuale è minore di trovare proprio robaccia, perché comunque ha innanzitutto passato una selezione, quindi sicuramente il romanzo è piaciuto rispetto ad altri, ha subito sicuramente un editing, e quindi la percentuale di trovare un lavoro non come si deve, fatto non come si deve, sicuramente c'è più nel self. E con questo mio discorso non voglio sembrarvi contro il self. Io vi ho detto che io preferisco pubblicare con casa editrice, però non escludo io che magari una volta potrei provare magari con il self-publishing. Quindi per dirvi, non è che io lo escludo a prescindere e per me è il male.
Dico soltanto che quelli che se la prendono a morte perché qualcuno è un po' prevenuto magari sul self, dovrebbe guardare un po' in faccia la realtà, perché cioè, è normale che una persona sia un po' prevenuta. Io personalmente da lettrice ho letto pochi, alcuni libri in self-publishing che si vedeva che non uscivano da una casa editrice. Perché proprio non parlo di un editing, perché magari, che ne so, magari con la casa editrice piccola, se non lavora come si deve, puoi trovare tanti refusi, più refusi, no? Delle imperfezioni, no? Però comunque sia, io non parlo di refusi. Cioè, io nei libri in self-publishing ho trovato proprio insufficienza dal punto di vista della scrittura. Soltanto uno mi è capitato carino, era un libro di poesie. Romanzi che ho letto, ne ho letti pochi, erano tutti insufficienti dal punto di vista della scrittura. Anzi, addirittura in un caso l'autore non sapeva proprio scrivere, cioè ve lo dico proprio, mi dispiace, però non sapeva proprio scrivere, ma non è che lo dico io, era oggettiva la cosa, cioè vi dico. Ma questo è normale, possiamo trovare anche le perle nel self, ok? Possiamo trovare anche un autore di grandissimo talento, un libro curato, però c'è sempre il rischio che ti trovi il libro pubblicato tanto per, da una persona che crede nel proprio lavoro ma in realtà non sa scrivere, non ha talento, il libro non è curato. Cioè, io spero di essermi spiegata con questo discorso, io non sono contro il self, dico soltanto che è normale ci possa essere un po' di... che una persona possa essere un po' prevenuta. Io pure ci vado coi piedi di piombo. Ultimamente ho comprato Il generale di Alessandro Magno, lo volevo leggere, è in self-publishing. Ora, ci saranno delle cose da dire, poi ne parleremo nel prossimo wrap-up. E proprio per dire, l'ho comprato, non è che io lo escludo a prescindere, però il rischio di trovare un prodotto che non è di qualità è alto. Ora voi mi direte sì, anche nella casa editrice, sì, ok, perché c'è anche Mondadori che pubblica robaccia, eccetera, oppure le case editrici piccole che non curano, eccetera. Sì, però ripeto per l'ennesima volta, l'avrò detto 5.000 volte, cioè la percentuale oggettivamente è maggiore per il self di trovare robaccia. E mi cioè, non, se siete autori di self, non voglio in self, non voglio che vi offendiate, nel senso io non sto offendendo voi. Secondo me, cioè, se magari sei bravissima o sei bravissimo, ok? E anche io, se un giorno, vi ripeto, non è che non lo escludo nella mia vita, vi ripeto, se dovessi pubblicare in self, io parto già con la consapevolezza che qualcuno possa essere prevenuto, ma lo capisco anche, perché purtroppo, cioè, se una cosa la può fare chiunque, ovviamente le perle si trovano anche in un mare di robaccia, è inevitabile. Per questo io non mi sento né di stare dalla parte degli autori in self, quelli accaniti che dicono no, è meglio il self perché voi ma con chi avete pubblicato? E anche chi è autore di piccola o media casa editrice o lettore soltanto di casa editrice che fa lo snob verso le pubblicazioni in self. L'unica soluzione è leggere gli estratti, per esempio gli autori in self, basta leggere gli estratti, lo capisci subito dalle prime pagine su Amazon se il libro è ben fatto, ben scritto o se, come vi dicevo, è insufficiente dal punto di vista della scrittura, sgrammaticato, eccetera. Io sono per entrambe le cose se ben fatte, ok? Però volevo soltanto dire che è inevitabile andarci un po' più con i piedi di piombo per quanto riguarda il self. Se mai dovessi, ora come ora mi sento di escluderlo perché è una tipologia di una cosa che non fa per me, come vi dicevo prima, sia perché mi ci devo sbattere io proprio nella creazione del libro in sé, non della scrittura, proprio del prodotto libro, e poi perché io preferisco sapere di aver passato una selezione, una prima fase di lettura che qualcuno ha letto e ha apprezzato, ok? Io mi sento a mio agio così. Però vi ripeto, non escludo in futuro magari un tentativo in self, non si sa mai nella vita, per farvi capire che io non sono assolutamente contro, cioè non voglio che questo video sia interpretato male. Era semplicemente per dire che state calmi, è normale avere un pochino più di paura di spendere soldi a vuoto e niente, è così, questa era la mia opinione, spero che non sia stata troppo confusionaria, spero che non l'abbiate presa a male, io sono per tutto, io leggo sia self, sia case editrici, sia autori emergenti, io leggo tutto, non sono prevenuta. Se devo però acquistare un libro in self, vado il doppio a leggermi estratti, le prime pagine,
recensioni, eccetera, per avere un pochino la certezza di non trovarmi un prodotto scadente, sgrammaticato, eccetera. E io penso che sia una cosa normale e giusta. Fatemi sapere cosa ne pensate voi qui sotto nei commenti. Siamo tutti civili, per favore, cioè non, come avete visto anche il mio video non era una polemica. Ditemi la vostra, parliamone e nulla, noi ci vediamo al prossimo video. Ah, vi volevo dire, vi volevo chiedere che video vi piacerebbe vedere sul canale, sempre inerenti ai libri, non so, qualche tipo di tag. Non lo so, fatemi qualche richiesta se magari c'è qualcosa che vi piacerebbe vedere, insomma. Ok, saluto, bacione.